Lo Sciacca potrebbe giocare le partite casalinghe lontano dal Gurrera, forse a Castelvetrano. È questo l'annuncio del presidente Enrico Mercurio, che ancora una volta lamenta le lentezze amministrative da parte del comune. Non passa giorno, infatti, in cui non sorgano intoppi burocratici che non permettono un tranquillo avvio di stagione. L'ultimo riguarda il rischio che i neroverdi possano giocare al Gurrera a porte chiuse, in mancanza di alcuni permessi a cui il comune non ha ancora ottemperato. Piuttosto che giocare a porte chiuse, la società, in aperta polemica con l'amministrazione, preferirebbe emigrare a Castelvetrano. Questi giorni sono ricomparsi i soliti problemi, abbiamo ancora, diciamo, il bilico se potremo, diciamo, ottenere la licenza di pubblica sicurezza per giocare a porte aperte oppure no. La commissione dei pubblici spettacoli per il nulla osta non si è riunita ancora, motivo per il quale stiamo vagliando seriamente tra oggi e domani di fare una lettera in Lega e praticamente portare via lo Sciacca da Sciacca e chiedere di giocare in alternativa a Castelvetrano, perché in queste condizioni non riusciamo tecnicamente nemmeno ad organizzare quello che può essere una fase pubblicitaria, una fase, diciamo, di sponsorizzazione, non si riesce ad organizzare quello che può essere, diciamo, un pubblico all'interno del Gurrera perché si parla ancora di problemi di staticità, nonostante sia stata fatta anche una perizia, ci è stata chiesta una perizia a cui non dovevamo, diciamo, non è a noi dovuta, ma è stata fatta. Il campionato di prima categoria è alle porte e seppur tra mille difficoltà legate alla gestione dell'impianto di gioco, il progetto sportivo va avanti, come conferma ai nostri microfoni il direttore sportivo Alfredo Iaria. Noi stiamo continuando a lavorare con i ragazzi a livello tecnico, a livello preparativo. Però ci sono sempre questi soliti problemi con lo stadio. Con questo non significa che lo Sciacca scomparirà dal mondo calcistico. Sicuramente la società sta pensando di portare lo Sciacca fuori dalla città e giocheremo in un altro campo. Noi non molleremo a livello calcistico e a livello tecnico. I ragazzi continuano a lavorare, tutt'oggi continua la preparazione, quindi adesso vedremo poi quali saranno i risvolti di infrastruttura, ecco qua.